Emergenza carcere, separazione delle carriere, ergastolo, terzietà del giudice, abuso della custodia cautelare, temi su cui la politica è da tempo debole e inadempiente, temi motore e cuore dei 5 giorni di astensione dalle udienze indette dall'Unione. Al termine dell'iniziativa, a cui i penalisti italiani hanno risposto con una pressoché totale adesione, i rappresentanti dell'Unione Camere Penali si confrontano con la politica. Quando è troppo, è troppo. La classe politica va messa in moto sul tema della giustizia. Noi non ci accontentiamo però del dibattito, per questo lo facciamo nel corso di una settimana di astensione. L'astensione non è una cosa che si proclama a cuor leggero, perché è una forma di protesta forte, si blocca la giurisdizione, penale. I temi che pongono le Camere penali sono tutti quanti assolutamente degni della massima attenzione, molti sono delle condivisi. Cioè, non si capisce bene qual è il ruolo delle magistrature, non solo di quella ordinaria, amministrativa, contabile, fiscale. Tutte queste cose sono brandelli di soluzioni che non rispondono a un disegno. Sui temi della giustizia vi è un'oscillazione. Non della politica soltanto, ma dei mass media. Mai la politica molte volte, sbagliando, opera, decide soltanto rispetto a fatti contingenti. Sulla giustizia si consuma uno scontro politico esacerbato. Se non si fanno le riforme con la grande coalizione, allora è meglio chiudere la grande coalizione.